sentimenti contraddittori ti chiudono in un cerchio. Io mi sento costantemente trattata in modo inferiore agli uomini. Il confine non ha solo un senso negativo, ma avere un confine significa anche delimitare se stessi e conoscere i propri obiettivi. Io ho 50 anni e quindi sento l'esigenza oggi di fermarmi un attimo a riflettere sul passato, ma soprattutto per costruire il mio futuro personale. Credo che anche i libri possano essere d'aiuto a superare l'egoismo. Affrontando le tue paure e conoscendole bene, alla fine diventano tue alleate. Il mio confine è la normalità. Moltissime volte quelli che noi crediamo i nostri limiti sono tali soltanto perché noi li immaginiamo tali. Più cose riusciamo ad esprimere e tirare fuori da noi stessi, più riusciamo ad affrontare il mondo meglio, anche a creare delle cose belle che siano condivisibili.